però almeno sì, siamo un po' più grandi, abbiamo anche quello che ha corposi. Ah, sì, adesso anche la pelle immacolato, neanche da quando usciva dal concessionario era così bello. Paolo, allora attenzione al signore lì che adesso ti fa allineare, quindi vieni avanti piano piano, vieni avanti piano piano, facciamo l'allineamento in bici, devo andare a prendere la macchina. Buono lì. Quando è verde puoi partire. Prego. Paolo Venturi, Fiat 980, facci sentire i giri di quel motore. Marcia lunga dalla coppia, c'è sotto il cofano. Tradito dalla marcia un po' troppo lunga, non arriva al full pull, non arriva fino alla fine, purtroppo Paolo Venturi avrà poi la seconda manche, quella che faremo dopo le 9, dopo cena, per rifarsi. Quello di prima andava fatto. Ok, i nostri sponsor, vedete, noi li facciamo lavorare. Paolo Carani, Andrea Carani va là in fondo a sganciare la slitta. Paolo Caldani e Davide Zannoni, l'altro vicino a Case, che ci aiuta. Invece sono sul trattore, Rino c'è la manovra di allineamento al semaforo, viene avanti piano piano. Questo è un 980 turbato, come sentite, oppa lì. Fermo. Numero, ripeto, 16, amici, Rino può partire quando vuole, Fiat 980. Anche lui marcia bella lunga, bel cannone di fumo, però i giri saltano fuori. Eccoli venire fuori i giri da sotto al cofano. E anche lui ce la fa, ce la fa. Un tempone, niente male. Il parametro 20 e 43. Amici, Rino, fermatelo che arriva fino a casa con la pista. Amici, Rino, numero 16. Attenzione, Carpini Mario, Mauro, perdon. Pronto la manovra di aggancio. Siamo arrivati Vai a cavallo, quindi anche lui gioca in casa. Ma io i soldi che ho preso sono sempre. Fast Pulling 2013. C'è di tutto di più veramente. Qui andiamo su macchine molto più moderne, quattro ruote motrici come vedete, quindi le performance ci sono, anche un... abbiamo 180 cavalli, quindi in teoria il doppio del 980, vediamo poi il tempo che staccherà. Il massimo impiego sono 20 e 43 il tempo del 980, tenetelo a mente, vediamo cosa sa fare il massimo. Pronto a partire quando vuole Carpini Mario, Massimo Ferguson 74 80. È bello veloce, doppia potenza, metà degli anni, 13, 14, 16 e 78, 16 e 78 il tempo del Massey Ferguson. Collinelli Daniele, Fender 4.15, guarda l'allineamento, piano piano porta avanti. Ok, ci siamo. Occhio al semaforo, quando diventa giallo, buono lì, fermo, azzeriamo tutta quanta la telemetria, siamo pronti a partire. Fender 415, Collinelli Daniele, con tubo aperto, come la
buttare via. 9.80 è stato davanti alla Fendt Vario. Di Cortini Michele, anche lui un fan della ditta Ricci. Buono lì che ci siamo. Numero 24, Cortini Michele, fan Vario 718, 180 cavalli di potenza. Qui non va bene, ma anche bello forte. Sì. Chi è piacere, basta. 16 e 25 se non sbaglio, direi che siamo nel miglior tempo. La slitta che li veda la pista. Numero 10, Stefano Montanari, 100/90, bello carico. Primo è già alto, lo sentiamo. Monta tranquillo, facciamo la manovra di allineamento. Guardi alla memoria. Fermo lì che ci siamo. Tutto resettato, vai Stefano, giù la manetta. Fagli urlare questi cilindri. Facciamo la manovra di allenamento per il numero 22. E già qui si sente la voce bella piena del 1003. Fermo lì, Baggio. Ok, andiamo. Andiamo, Baggio. Con tanto di passeggeri su all'emergenza, c'è il fungo dell'emergenza, ma ha perso l'ultimo che siamo andati noi Danny, ci sei dentro, ma te tu che hai rotto la turbina, manovra di allenamento Danny, blu tornado. Durante la gara però è esplosa la turbina. Bandini? No. Due, la del bufalo era stasera abbiamo un tocco di precisione in più nel rilievo telemetrico, cioè, grazie alla Speed Pooling Italia che ci ha portato l'impianto di quelli ultramoderni con le fotocellule, la manovra di allenamento, e poi vedete anche in svetta c'è il display. Danny Dosetti è partito con il John Deere 7530, poco rumore, poco fumo, però la velocità c'è, vediamo il tempo, cosa dice? Questa non è precisione. 13, 14 e 62. Ha fatto la pole position. Insegnagli bene. Glasso 820. Questa è una femmina. In linea serva dei 190 cavalli, motore John Deere. Oh.
Dimmi Nicola. Calore. No. Quando ci vai? Ok, un'ora di allenamento, Ilenia. Quella è una donna, eh? Ok, pronto l'allineamento, pronto il class action 8:20 con la lady di questa serata, Ilenia Servadei. Attenzione al semaforo, prego Ilenia, tutta tua la pista. La ragazza spinge, Dai, adesso non te la cagli. Lo tira brutto. Manovra di allineamento. Ripete che è la guerra là che si sta fare. Aspettiamo noi. Tutto pronto della telemetria, anche in slitta, può partire quando vuole, scala Massimiliano, Case Age, Puma 195. Qui il cambio vario ce l'ha lui nelle mani, gliele butta, gliele cava come vuole. Il tempo viene fuori, ma viene fuori davvero. 3:12:58, una volata quella di scala. Attini Massimo con il numero 8, con Clax Action 200, che questo motorizzato John Deere. Pronto anche lui a lasciare per terra la sua firma sulla puligarina di Pezzolo di Russi. Anche quello che gli ha venduto un trattore. Bello veloce il Clax. Però... Calamoroso che tira la leva. 10:91, grande! Massimo Tini, miglior tempo se non mi sbaglio. Fabio, mettiamo il rilievo telemetrico al punto giusto. Numero 2 Bisti Fabio, class Ares 174. 170 capi, cambio manuale. Facciamo sentire la voce. Marcia martello. È una fucilata. Andiamo alla pista. Nella puligarina di Pezzolo di Russi, pronto anche lui a scatenare il suo M135. Diciamo che ci arrivano 11:12, sembrava di più, invece 12:70. Ogni peso, ogni peso. Puoi partire quando vuoi. Bello carico anche lui. E la marce snocciolate una dietro l'altra. Come niente fosse. Teniamo il tempo da 11:12:12:13. E dove vai? 16:22 il tempo del... la marcia è decisamente lunga, ma vediamo se poi riprende. I giri ci sono, i giri ci sono, il fumo esce fuori, il tempo un po' meno, 16:87, sono solo 110. Vabbè, bello, uno dà il gas, uno guida, quello in mezzo dà gli ordini, succede sempre così.
le donne comandano dappertutto, anche qua. Allora siamo pronti a partire con lo, la classe Scorpio. Certo. Arriva prima così. Arriva prima così. Mamma. Adesso arriva questo. Se che mette il falcone davanti si arriva. State tranquilli in telemetria, va tutto bene, state sereni. No, no, siamo a quota 34-35 secondi. Arriva. Ho trovato dei collaboratori che sono più fiscali di me, non so come fare stasera. Mi sembra di avere i sindaci revisori in casa. Siamo all'ultimo di mezzo della categoria. Urlare. 110/90, tubo aperto, gomme lisce apposta da fare queste esibizioni così. È già la partenza, promette bene, il numero 37, dicevo Vaccari Fabio, 110/90. Prego, quando vuole. Ah beh, però, bello carico, ah, l'altra marcia ci sta. E falsa ora quello che è su. Dico bene, alla guida, alla sua prima volta qui a Pezzolo di Lussi, motore MAN, cambio vario. Intanto chiamo anche i ragazzi della categoria oltre e i ragazzi della speciali, pronti sui loro mezzi. Quindi ripeto, i ragazzi, i piloti della categoria oltre e i piloti della categoria speciali, pronti anche loro alla griglia di partenza. Grazie. Può partire quando vuole il stand favore 926. Ma cagare come motore, come stati, a me che stati che cosa 8-9 è il tempone, il peso in slitta si fa sentire notevolmente, come vedete prima avevamo dei 12, 13, 14, adesso nonostante i cavalli siano aumentati, questo. Ciao! Come sto? Ma sei perduto qua? No, è peso. Sai che è peso? Venire famiglia. Che lavorano con i loro rossi a disposizione nelle campagne vicino al mare. Manovra di allenamento per Massimiliano Fragorzi, numero 33, Kings Magnum, 71-40. Bellissima come macchina, mi piace da morire. Una provocazione. Pronto a partire. Marcia manetta e vediamo che tempo riesce a fare. Sembra molto buono. 10, 11, 12, 13 e 94. Direi che in pole position Fragorzi Massimiliano col suo case man. Ragazzi degli special, di tenersi pronti per favore. Alla fine guarda che da pescaggio. Guarda il 724 nel tubo, guarda. Fermo lì il numero 27, pronto a partire a scatenare la potenza del Fend, motore Magnum più grossi di quelli degli altri in questa serata, tutti quanti belli carichi. Silenzioso, niente fumo, tanto arrosto, vediamo se ce la facciamo. Era niente colpo. 12, 13, 14, no, non ce la fa purtroppo a mettersi a fare un tempo. Un trattore olandese questa sera più tardi, quindi sentirete 8 cilindri di quelli belli arrabbiati. Samuele Ragazzini da Cotignola,
fondatore dell'azienda Saturn Servizi, pronto anche lui a combattere contro il tempo. E la zavorra ce l'ha, non c'è che dire. Vediamo cosa riesce a fare il... Oh, non male, non è che c'è. 11, 12, 13, sono 17, 27, veramente un tempo da autobus, ragazzini. Tempo da autobus. Non ce la fa staccare un tempo migliore.